Eccoci qua, tornati sul canale, ragazzi. Ve lo avevo promesso, volevo tornare anch'io. Riprendo il canale dalla cosa più importante per me in questo momento, che è la gestione di Pifli, la Ford Escort che ho rilevato dalla strada circa un anno fa, al cui proprietario ho fatto una promessa, che è quella di occuparmi, tramite anche Alex Salvarani, persona generosissima, ci occuperemo sia della parte meccanica che degli interni, mentre lui si occuperà della carrozzeria. Sistemata l'auto, gliela restituiamo. Questa è un'operazione pro bono, quindi nessuno vuol guadagnare nulla se non fare un gesto importante per un ricordo che quest'auto rappresenta per il suo proprietario. Quindi, ragazzi, andiamo da Alex, perché mi ha detto che ha già fatto un po' di lavori, ci sono un po' di novità e sono curioso anch'io come voi di vederle, ma poi oggi metteremo tanta carne al fuoco. Permesso? Permesso? Ma qua i gioielli aumentano, 356 bellissima. Ciao Alex, come ciao. Stai? Ciao bene, caro, bene. Ciao. Come andiamo? Vedo che gli mancano un paio di ruote alla Pifli qua. L'abbiamo alleggerita. Sì, giusto, la mettiamo da rally anche questa. Allora Alex, illustraci un po' quei lavori che già hai fatto e che cosa hai fatto. Allora, ho cominciato a smontare un po' di parte posteriore, quindi ho tolto il ponte con differenziale semiassi, tutte queste cose qui, ho aperto semiassi, tutte le varie flange, ghiere, cuscinetti e il differenziale che adesso vi faccio vedere, sì. E vi spiego un po' di cose su come va, cos'ha e che cosa faremo. Come va? Va bene, gira, davvero. Ok, meno male. Allora, eccoci qua sotto, com'è la situazione Alex? Allora, come dicevo, via il differenziale completo, sono rimaste ancora le balestre che toglierò in un secondo momento. Come sono? Non brutte, a livello metallico, ovvio che tutta la parte, come raccontavamo nel primo video dove abbiamo fatto vedere la macchina, quella va rifatta, dove imboccolata di gomma va rifatta, ma questo non è un problema, l'importante è che sia sana questa parte qua. Le balestre vengono ricentinate, queste, e rimontate. Okay. Via il differenziale. Il differenziale è stato innanzitutto aperto completamente, quindi differenziale interno, più tutti i cuscinetti, più i semiassi, più le ghiere, i paraoli vari, coperchi vari. Sabbiato completamente. Durante questa fase abbiamo trovato un piccolo problema che adesso stiamo recuperando, nel senso dove i semiassi con i mozzi ruota sono impacchettati sui fianchi, adesso vi faccio vedere, c'era un cuscinetto sgabbiato probabilmente da già parecchi chilometri. Quindi il cuscinetto viene tenuto insieme al semiasse impacchettato al corpo del differenziale con una flangia. Avendo gioco e viaggiando con la macchina ha consumato tutta la sede dove pianta il cuscinetto. Quindi lavorando il cuscinetto sboccolato ha consumato la sede del ponte. Adesso lo mando a un mio collaboratore che fa un riporto e lo lavora di nuovo per poter rimettere il cuscinetto, altrimenti lui giocherebbe dentro così. E ricominciamo col problema che c'era prima, pur con un cuscinetto nuovo. Eccoci al differenziale, com'è? Questo è il differenziale della macchina, buono. Quindi questa è la corona della coppia conica. Bella, non è sdentellata, no, niente. No, assolutamente. Anche i satelliti planetari, che è la parte che poi fa lavorare come funzionamento differenziale, non hanno i denti consumati, non hanno i denti sbeccati, non hanno denti rotti, quindi questo qui verrà rimontato come adesso, soltanto lavato e pulito e sostituendo i due cuscinetti che sono quelli che mi impacchettano il differenziale dentro il ponte posteriore. Perché sono ballerini? Ma no, non sono brutti, però ce l'abbiamo in mano, vale la pena sostituirli, pur non essendo brutti, però non ha senso rimontare i vecchi. Va bene. Ok, e semiasse. Questo. Andiamo a vedere il semiasse. Questo è il semiasse. Eccolo qua. Il semiasse qua era già stata fatta, evidentemente in altra epoca da qualcuno, una modifica per non far spacchettare il cuscinetto.
E hanno messo questa ghiera qui, questa frangia qui, Di contenimento per tenerlo con in sede, un al po' cuscino. di punti di saldatura. Com'è? Innanzitutto questo lavoro non è un bel lavoro, quindi qua verrà ripristinato come era in origine, anche perché c'è questa frangia qua che me lo tiene impacchettato al ponte. Quindi non ce n'è neanche E bisogno. poi il cuscinetto appunto si sono sgabbiati, di conseguenza mi hanno consumato la sede dove il cuscinetto è piantato. Per Certo. questo motivo l'ho mandato da un mio collaboratore per farlo rialeggiare internamente per poter far piantare la gabbia del cuscinetto Bene, per far tenuta. bene. E questa la lasciamo quindi, No, la questa la togliamo via, togliamo, serve non niente. serve a nulla. Se è anche brutta come saldatura. Assolutamente, via. Ok. Allora, adesso come prima operazione andremo a smontare il cambio della macchina, quindi smontiamo via il cambio e lo mettiamo al banco così possiamo fare una valutazione e Di capire com'è? come proseguire. Bene. Benissimo. Allora, prima partenza togliamo il motore in avviamento. Iniziamo. Finalmente abbiamo smontato il cambio. Adesso da questo coperchio che è posto superiormente facciamo un'ispezione di come sono le condizioni effettive internamente. Vai Alex. Allora, adesso questo coperchio ci permette di aprire la parte superiore della scatola del cambio e da qua riusciamo a vedere, per il poco che si può vedere da qua senza smontare, riusciamo comunque a vedere gli ingranaggi, gli scorrevoli, le forchette, tutti gli organi interni del cambio. Il cambio poi è chiaro che in un secondo momento lo apriremo, anzi, prima lo laviamo tutto, poi lo apriamo È un po' infangato, sì. e se non troviamo nulla di brutto a livello di ingranaggi, andiamo soltanto a sostituire tutti i cuscinetti, le guarnizioni che ci sono tra le varie parti Sì, del sì. cambio e i sincronizzatori delle marce, Certo. se non troviamo nulla di brutto a livello di Cosa ci ingranaggi. aspettiamo? Bah. Secondo me è anche bello come cambio, sono cambi molto semplici ma anche molto robusti, per cui
a meno che non abbia visto qualcosa di particolarmente brutto negli anni, credo che non Sono ci siano brutte affidabili. sorprese, sì. Giusto una piccola manutenzione che appunto, cuscinetti, sincronizzatori, olio nuovo, le guarnizioni nuove e poi vabbè, legato al cambio, vabbè, paraolio dietro e paraolio davanti e poi collegato al cambio che vedremo dopo, la frizione, che lì Che ce ovviamente la mettiamo l'hanno già nuova, vista la sì. volta scorsa. Allora, com'è? Allora, qua possiamo vedere per il poco che ci permette questa piccola finestra di vedere l'albero primario del cambio, che sarebbe questo qua, con impacchettate tutte le varie marce. Questi qua dorati che si intravedono sono i sincronizzatori, che quelli che noi andiamo a cambiare, ce n'è uno per marcia di questi, mentre queste qui sono le forchette che permettono agli scorrevoli di inserire una marcia piuttosto che un'altra. Le forchette, soprattutto queste qua in ottone, quando diventano vecchie tendono a usurare le spazzole dove piantano nello scorrevole, per cui questo qua adesso da lì non è possibile vederlo, quando lo spacchetteremo quello si verifica. I sincronizzatori, che sono loro, uno per marcia, li sostituiamo sicuramente. Là sotto si intravede un altro ingranaggio, vediamo se riesco a far più luce, quello lì. Quello lì fa parte dell'impacchettamento dell'albero secondario, mentre questo qua sopra il primario. Prossimo step, andiamo ad aprirlo per vedere effettivamente come sono tutti gli ingranaggi e tutta la parte che c'è qua dentro, anche se a un primo occhio sembrano comunque molto carini. Poi ovvio che bisogna prenderne uno per uno in mano, puliti, lavati e vedere, ma visti così non sembrano assolutamente brutti. Questi sono cambi molto molto semplici, ma anche molto resistenti. Per cui nel momento che si apre possiamo vedere.